Ciao ragazzi, benvenuto al mio canale RDS Gaming and Fans. Questo canale è descritto per rappresentare i giochi realistici e i giochi di grafici molto reali. Come vi faccio sapere, il primo gioco che vi porto è voglio farvi vedere è l'Airline Commander. È un gioco di aeroplani. I grafici sono molto realistici, si può vedere anche internamente, è veramente stupendo questo gioco. Vi piacerà sicuramente questo gioco. E prima di tutto vi richiedo di se vi, vi piacerà sicuramente il video. Se vi piace il video, alla fine vi ricordo di fare un clic sul mi piace e condividere con i vostri amici. E non dimenticate di iscriversi, perché se iscrivete così mi ricevete tutti i prossimi video che ho aggiornato, che ho scaricato. Ultimi video che ho caricato, io ho già caricato questo video, Alien Commander, in lingua in inglese, questa versione italiano, per farvi capire a voi ragazzi italiani, perché poi questo gioco comunque è in lingua inglese. Spero che capirete, perché ormai tutti capiamo più o meno inglese, quindi non abbiamo i problemi. Comunque ho fatto il video apposta per farvi capire alcune cose che può essere che voi non potete capire, perché essendo in inglese è un po' difficile il termine poi da capire per alcuni ragazzi. Quindi state con me fino alla fine per farvi capire come funziona Alien Commander. Ok, questa è la schermata home, la prima schermata home. Quindi vi faccio vedere prima il mio profilo. Qui potete scegliere il vostro nome dell'aereo. Io ho messo il nome mio, Captain Deepon, questa è scelta vostra. Poi questo è il mio rank Flight Officer, a base rank voi potete scegliere l'aereo che volete. Quindi più aerei grandi che volete per far volare, più avrete bisogno rank più alto. Quindi bisogna andare gradualmente, non si può andare subito, diciamo. Questo è il mio rank, sono alzo livello 8, aeroporti che ho sbloccati sono 7 sui 35, aeroplani li ho sbloccati, li ho avuti, cioè li ho 6 aerei su 25, e le patenti ho 20, 29 sul 199 patenti. Quindi le vie aperte sono 63, piloti ne ho 4, soldi guadagnati, vabbè, poi punti voli su guadagnati, quanti atterraggi fatto, quanti decolli ne ho fatte, quante volo completo ne ho fatte, quanto per cento di attività successivamente le ho compiute sono 82%, non è male, diciamo, ragazzi, no? Ok, vi faccio vedere per esempio il primo volo, vi faccio vedere giusto come si controlla il volo. Per il controllo voi potete andare qui a impostazioni, qui giù a sinistra, c'è System per regolarizzare il tuo sistema di... come lo vuoi regolare dipende da te, qui puoi regolare la tua sensibilità e poi c'è il Virtual Joystick, sarebbe ti appare due joystick, poi con quello puoi andare destra-sinistra, puoi vedere il controllo del tuo aereo. Invece io ho preso Accelerator Meter, cioè vuol dire questo un controllo che base al tuo telefono oppure iPad oppure con quello che tu stai giocando o vuoi giocare nel quale hai scaricato il gioco. Basta che muovere destra, se ne va a destra, a sinistra, basta muovere. Puoi controllare muovendo il telefono oppure iPad oppure il pad, tablet che ce l'hai. Quindi questo è il controllo dell'aereo, come far sistemare. Sensibilità c'è sopra, come ho detto. Quindi andiamo per far vedere il primo volo. Ok, and per farvi vedere il primo volo, qua c'è tre opzioni. Vabbè, il terzo no, il terzo deve ancora arrivare, non so che cosa sia, sarebbe una sorpresa per tutti quanti. Allora, il primo fascetta che qui vedete è il contratto e le vie. Se clicchiamo qui avete possibilità di mandare i tuoi piloti a lavorare. Siccome vedete qui già io ho inviato con già l'aereo Saab 340 e pilota a lavorare, qui ATR 42, Embraer 140, questi sono i modelli degli aerei, così come vedete, e sono aerei realistici, esistono davvero. Quindi vi faccio vedere pure un po' gli aerei che esistono, posso farvi vedere anche da qui.
Perché fino a qui li ho sbloccati, fino a Bayer System 146, però devo ancora comprarli. Li ho sbloccati questi ultimi due, che devo ancora comprarli, che non mi bastano i soldi che ho guadagnati. Poi di questi due sto ancora completando le patenti. Gli altri, se avete avuto il license completed, vuol dire patente completate. Già avuto le patente, passate l'esame con successo. Quindi se vedete qui c'ho ancora da finire questo ultimo patente da avere. Quindi appena ne ho io 190.000 dollari, io posso comprare questa patente e posso accedere all'esame finale per avere questa patente. Quindi vado un attimo indietro. Allora, questo è il secondario che l'ho sbloccato. Anche qui mi mancano. Aspetta un secondo che ti faccio vedere ancora più meglio da qui. Ok. Qui mi mancano altre due patente, patente F e patente G. Per avere queste due patente, per sbloccarle queste due patente, devo avere il livello 9, attualmente sono a livello 8 come vedete qui sopra. Quindi appena avrò il livello 9 sbloccherò queste due patente. Appena si sbloccano queste due patente a base dei soldi che vengono richiesti, li comprerò e farò l'esame. E così che vai avanti con il livello, ti alzerà il livello e con il livello, appena alzando il livello, superando i livelli che ci sono su ogni aerei, alto sarà anche il tuo rank. Come ti aumentare il rank? Così ti aumenta la possibilità di sbloccare altri aerei. Aerei tipo quelli aerei andando più aerei più giganti, diciamo più una Airbus 13. Vi faccio vedere quelli più famosi, per esempio Boeing 777. Sarebbe questo se vedi tu. Per avere questo ci vuole un rank commander che ci vorrà tempo per arrivare a questo livello. È ovvio. Non sarà facile, ma questo gioco io penso che non vi mai annoierete, perché questo gioco è molto realistico, vi piacerà davvero. Piacerà soprattutto a chi piace volare, diciamo, chi aveva sempre un sogno di essere una pilota, no? Ok, se vedete qui Boeing 777 è il più famoso che c'è, vengono più usati da tanti compagni aerei. Perché io conosco molto benissimo questo aereo, perché siccome io volo dal mio paese d'origine, qui di solito volate parecchie volte, sempre questo aereo mi è capitato. Poi c'è aereo A340, sono stessi dimensioni, stessi capacità di passeggeri. Tra questi due la diversità è che la compagnia Boeing è americano, invece Airbus è quello europeo. E voi come sapete è il più gigante dei voli, poi recentemente è stato un altro Boeing 787 chiamato anche Dream Airlines, è la bellezza totale, diciamo, sia gigante che ha una capacità di più di 400 passeggeri. A livello del Boeing 787 c'è quello europeo anche, A350, A350 diciamo. Quindi questi due aerei anche più sono ben usati dai tantissime compagnie aerei. All'ultimo ci sono i giganti del cielo, così è scritto anche nella commentazione dopo il rank airline commander. Se vedete qui è pilot's dream, sarebbe è pilota, sogno del pilota è volare con aereo più gigante del cielo. Quindi questi due, voi conoscete Airbus 380 e poi anche 747 Boeing, no? Il Boeing come detto è americano, Airbus come europeo. L'Airbus 380 è il più gigante che c'è, esiste, è il più di 800 passeggeri di capacità. Poi a parte ci sono dei servizi straordinari, alla prima classe, poi diciamo una bellezza totale chi ha viaggiato. Io ho viaggiato sull'economia ovviamente, ma non ho avuto l'opportunità di viaggiare su prima classe né sul business class. Lasciamo stare prima classe perché manco sul business class, quindi costa parecchio il biglietto, voi potete immaginare. Già a vedere è come dire, avere un'opportunità grande secondo me l'Airbus A30. Poi a volare, figuriamoci. Poi per volare in dimensione come nel gioco, poi qui puoi prendere tutto il sentimento come se fossi una pilota di Airbus 380. Però per avere Airbus 380 devi giocare costantemente. Cioè, non dico di gio devi giocare sempre, hai il tuo lavoro, hai il tuo studio, finisci il tuo studio quando hai tempo libero, dai un po' di tempo a giocare questo video, questo videogioco, vedi che sono bellissime. Appena ti faccio vedere gli aerei come sono, ti innamorerai subito, di questo sono sicuro. Ok, vi far vedere il primo volo anche con i controlli. I controlli vi dicono già con gli istruttori qui sopra a sinistra,
che vedrete sempre, però saranno in inglese in questo caso. Io vi tradurrò, nessun problema. A qualsiasi domanda avete, potete scrivere sui commenti, io vi risponderò appena posso, nessun problema. Rispondete, commentate, nessun problema. Ok, vi faccio vedere solo i voli. Allora, il primo, facciamo primo practice, sarebbe primo training, clicco. Allora, adesso basic takeoff sarebbe il decollo di base, con strumenti di base, ovviamente. Quali sono gli strumenti di base? Gli strumenti di base sono il primo è l'acceleratore, il freno e il landing gear. Landing gear vuol dire, con landing gear, cliccando sul landing gear, ti apri le ruote. Ruote per atterrare, diciamo. In questo caso non ci serve perché è un decollo. Quando sarebbe un landing, quindi vi faccio vedere come funziona il landing gear. Comunque ci sarà secondo me, perché dobbiamo chiudere il landing gear, perché appena decolliamo non ci serve più tenere aperti le ruote, no? Ok, state con me e vedete come funziona. Ci siamo ragazzi, già loading, ok, qui siamo, l'aereo è SAP 340, questo è l'aereo, questo dall'interno se vedete qui, è una bellezza davvero ragazzi, come girate voi, vedi, gira anche, come vi dice il volante diciamo, no? Gira anche il volante, qui dice di give full power to engine, cioè dare tutta la potenza sul motore. Usciamo fuori così è più comodo di vedere. Questo è visto da sopra, questo è da dietro. Da dietro è più comodo, così vedete, controllate meglio. Perché tutta la potenza le diamo. Ora è iniziato a camminare l'aereo. Dovete vedere qui giù, vedete quello che fa in rosso, che lampeggia in rosso, sono le velocità dell'aereo. Appena supera 111 BR, voi potete iniziare a volare. Ok, siamo al volo. L'altro, adesso che quello che lampeggia è l'altitudine, in feet, siamo a 300 feet sopra. Questo è il landing gear. Cliccando su qui si abbassa landing gear, cliccando su qui si chiude le ruote. Se vedi tu, le ruote si stanno chiudendo. Ok, nei prossimi video vi faccio vedere più meglio. Con tridimensionalità qui non mi fa vedere con tridimensionalità perché è giusto un training. Per questo, però visualizzata dall'interno vi fa vedere, vi dà l'opportunità di vedere dall'interno. Se vedi qui tutto muovente, cioè tutto reale, come se fosse una pilota, è un gioco stupendo da dire. Cioè non voglio parlare troppo, ma vorrei che voi scarichiate questo gioco e tentate di giocare, vedete che non vi annoierete mai, secondo me. Ok, continuo. Poi vi faccio vedere un decollo atterraggio di base, basic landing. Ok, basic landing con strumenti di base. Andiamo. Ci siamo. Dice che controlla la tua altitudine, che siamo troppo in alto, dobbiamo un po' scendere. Mantieni aeroplani con decidi di tenere l'aereo in giusta direzione, sarebbe questo verde che vedete, che vi porta direttamente al runway, alla strada di atterraggio diciamo. Qua fa vedere di nuovo la velocità che avete attualmente, 2,34 per ora. Ok, da abbassare un po' la velocità. Appena si abbassa dopo VLO che vedete, appena si abbassa dopo il 190 VLO che vedete qui, potete abbassare il landing gear, cioè le ruote, per atterrare. Ok, le ruote sono pronte per essere atterrate. Possiamo provare a fare atterraggio. Si abbassa tutta la potenza. Ok, si sena automaticamente perché in questo caso è un aereo molto piccolino, quindi
non ci ha visualizzato il freno, che comunque di solito sta sotto landing gear, sarebbe qui a destra sotto. Ok, very good, è successo il landing, è atterrato con successo, che è finito. Ok, continuo. Dai ragazzi, così via, così dovete avere tutte le patente, dovete completare tutte le patente. Se per esempio se non finite patente di Saab 34 non potete accedere al ATR 42 e così via anche altri aerei. Dovete andare gradualmente, perché è così che funziona. Ok, poi volevo far vedere un'altra cosa, l'ultima cosa, l'altra fascetta sarebbe Airplanes and License, sarebbe aeroplani e le patente. Da qui potete accedere direttamente al patente. Saab 34 e ATR 42 e altre patente, tutte quante. Ok. Da qui invece da contratto è Routes, sempre da qui, potete accedere a due altre opzioni. Sarebbe offerte da altri aerei, altre compagnie aeree, sarebbe qui questo, offers from other airlines a destra. Poi l'altro è Daily Challenge, sarebbe... Vi dà ogni giorno un target da raggiungere, sarebbe o sarà un decollo oppure può essere un atterraggio con più meno tempo possibile oppure può essere un atterraggio su una fascetta che vi lampeggerà a verde proprio atterrare in quel punto lì. Più vicinate al punto, per esempio più completate l'atterraggio con meno tempo avrete il premio. Questo è il Daily Challenge. L'altro invece offer from other airlines sarebbe l'offerta da altri aerei. Vi faccio vedere una giusto per farvi capire. Ok, qui ci siamo già. Waiting for new activities qua, mi dice di aspettare per altre nuove attività. Faccio vedere uno giusto, vediamo questo che cos'è. È un simple landing. E possiamo andare con questo. Giusto per farvi vedere come funzionano le offerte di altri aerei. Qua ogni giorno vi aprirà, cioè ogni mezz'ora queste offerte si rinnovano. Quindi potete accedere direttamente. Vi offrirà tre offerte ogni giorno. Ogni giorno, non dico, ogni mezz'ora vi offrirà tre offerte. Questo vi serve per avere soldi extra, per guadagnare extra. Quindi più guadagnate, più avete possibilità di comprare le patente e finire l'esame e avere il patente. Poi più guadagnate, ovviamente anche avete la possibilità di comprare nuovi aerei. Ok, ci siamo. Cerchiamo di fare un atterraggio molto soffice, magari perfetto se possibile. Ok, abbassiamo anche flaps. Con questi blaster flaps sarebbe quello dei ali. Di solito servono quando il meteo non è a nostro favore. Vi farò vedere anche quei tipi di atterraggi più quegli estremi, no? Con condizione di meteo molto molto scarso. Ok, siamo riusciti a fare un soffice atterraggio, ma non un perfetto atterraggio. Se riuscite a fare il perfetto atterraggio avrete tutto il punto che vi hanno promesso prima, tutti i soldi che hanno fatto vedere prima dell'accettare l'offerta, no? Quindi con soffice guadagnate lo stesso ma un pochino di meno. Come cercate di fare... Vabbè, questo conviene con mano a mano che giocherete avrete più possibilità di... avrete controllo, più sarete più bravi a fare atterraggi. Ok, qui c'è un'altra questione da dire. Se cliccate sul bonus 30%, vi darà 30% in più su 2.28k. Sarebbe, avete 30% di denaro in più rispetto a quello che vi hanno offerto. Io adesso non clicco per non rovinare il video perché vi fanno vedere dei pubblicità che non vi direi di installarlo, sono tutte le cazzate, diciamo seriamente. Giusto per vedere tutto, completare e vedere le pubblicità per far avere 30% in più, nient'altro. Quindi per adesso non clicco, se cliccate avrete 30% in più. Io vado continuo. Daily Challenge non c'è bisogno di farvi vedere perché voi capite che perché ho già fatto questo diciamo questo challenge, già ho completato.
una posizione molto scarsa, diciamo, dovrei riuscire a... era un atterraggio più o meno tempo possibile. Sono riuscito in 1 minuto e 2 secondi, alcuni sono riusciti a 41 secondi, sono più bravi, diciamo, sono più che hanno un rank molto più alto. Possiamo immaginare da quando stanno giocando questi giocatori pure. Ok, andiamo indietro. Ok ragazzi, spero che vi abbia fatto capire come funziona questo gioco Alien Commander. Sono sicuro che vi piacerà molto. Siccome siamo a fine del video, quindi vi dico di se vi piace questo video, per favore cliccate sul mi piace, condividete con i vostri amici, fate share, sarebbe condividi. Per avere nuovi video su nuovi giochi, iscrivete, non dimenticate di iscrivervi.